Partiamo dall'Ariete. La giornata è perfetta per i sentimenti, per trovare l'anima gemella se ne siete alla ricerca, rinnovare promesse o lanciarvi in un'appassionante dichiarazione. Toro, un altro giorno di giostra, con stelle che attentano alla vostra tranquillità. Occhio alla tentazione dello shopping, le riserve piangono. Non fatevi abbagliare da traguardi improbabili. Gemelli, affrontate questo mercoledì con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano il giusto punto di equilibrio, mentre gli amici vi ricaricano di entusiasmo. Non perderete l'occasione di mettervi in luce. Cancro, buono il livello di energia e di efficienza, ma il cuore è latitante. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere di potervi innamorare. Possibili svolte professionali all'orizzonte, ma non premete sull'acceleratore. Leone, qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete ai familiari e ai parenti di mettere il becco nella vostra vita affettiva. Economia in ripresa, ma è presto per cantar vittoria. Vergine, l'amore si prende beatamente una pausa. Le chance di incontri appetibili sono scarse. Le storie di breve durata non sono escluse, ma non andrete oltre. Bilancia, con delle stelle così, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotete con gratitudine, ammirazione e rispetto. Scorpione, umore altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura. Ora più che mai avete bisogno dell'affetto, della stima e del conforto degli altri. Se avete appena iniziato un nuovo legame, ne vivrete gioie e tormenti. Sagittario, oggi calore, dinamismo e forza non mancheranno, e per quanto riguarda gli studi, affari e vacanze, siete in una botte di ferro. Capricorno, mantenetevi mentalmente flessibili invece di irrigidirvi sulle vostre convinzioni. La fantasia non è nemica della logica, ne è piuttosto il complemento. Acquario, con il prossimo e anche con il partner, non intestarditevi su questioni di poco conto. Badate alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce piuttosto. Dovrete affrontare faccende delicate, ma se non vi darete per vinti, troverete soluzioni efficaci. Pesci, giornata riflessiva e profonda, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna. Ideale per cominciare una terapia olistica. Potrete abbellire la vostra abitazione e fare innovazioni simpatiche e di gran classe.